Cioè, no, ragazzi, non ci posso credere. Approfitterò di questo video per fare corretta informazione sugli strumenti di YouTube, quindi sarà anche un video utile, però dai, dai, non scherziamo, c'è ancora qualcuno che si fida di Zeb, che crede a Zeb, ragazzi, io sono meravigliato di tutti voi. Bisogna essere veramente idioti per farsela mettere in culo un giorno sì e l'altro pure. È bellissimo vedere come questi bambini sono manipolati da bugie di questo utente di YouTube, ma soprattutto una cosa che fa ancora più ridere è che si vanno a ficcare nei guai a causa di questo personaggio. Ora vi racconterò una piccola cosa, farò informazione. Cioè, a voi non è bastato, non è bastato, scusate. Questo non mi interessa. Non vi è bastato che il buon Zeb abbia una storia fatta di delusione, di tradimenti, di fiducia, cioè vi ha utilizzato da sempre come sua fonte di ricchezza e guadagno. Di voi non se n'è mai sbattuto niente, a voi adesso gli credete davanti alle sue bugie. Adesso vi racconto un po' di cose. Innanzitutto, ancora vi fidate di qualcuno che vi ha detto scaricate la mod del gioco e vi siete ritrovati sopra un malware. Vi fidate ancora di qualcuno che ha detto no, perché sto lavorando un progetto, perché ho visionato io e i miei collaboratori, persone serie, sta uscendo fighissimo il gioco Ultimate Arena. E me l'ha messa nel culo un'altra volta. Va bene, poi dite, vabbè, ma due volte si dice che alla terza, insomma, non c'è due senza tre. C'è anche la tre, infatti. Le persone volevano andare a una fiera dove avrebbero potuto incontrare Zeb per poter giocare contro di lui. Prenotano i biglietti da tutta Italia per andare e Zeb non si presenta. Ragazzi, una persona così già di per sé farebbe sorridere qualsiasi persona adulta, ma non voglio dire adulta, già da 16 anni in poi si dovrebbe capire, insomma, che stiamo parlando di qualcuno che veramente vi usa per prendervi in giro, che fa quello che fa, insomma. È una cosa banalissima e continua a prendersi gioco di voi. De io dico, ce la se prendesse il gioco degli haters, cioè solo di quelli che gli vanno contro, bene, capirei bene. Ma la gente che si fida di lui, guardate come la tratta. La contronotifica allo strike di Taglionetto è andata a mio favore e poi invito a vedere il video. Ora, per chi non avesse seguito la vicenda, semplicemente Taglionetto è un utente di YouTube che aveva fatto un video per rispondere ad un'aggressione, diciamo, verbale di Zeb, che l'aveva minacciato di due schiaffoni, spero per lui, virtuali. E Taglionetto gli ha risposto: guarda, non puoi fare questo perché, insomma, renditi conto che sei seguito anche da bambini. Tu dici una cosa così, è molto fraintendibile. Ci sta, no? Allora dice: io ti rimuovo il video, è successo questo. Dice: adesso ti faccio la notifica per violazione del copyright, perché questo Zeb utilizzava spezzi di quel video lì. Poi, se tu rimuovi il video gentilmente, io ti rimuovo anche la notifica che ti è arrivata, no? Una questione che si poteva risolvere in brevissimo tempo con un pochino di maturità, la maturità di Zeb, che ovviamente non esiste. Bastava quindi che lui rimuovesse il video e Taglionetto gli avrebbe rimesso il video online. Una cosa lineare, molto educata, anche perché lo stesso Zeb è molto infastidito e si accanisce contro chi utilizza le sue ispezioni di video. Quindi io credo che quando due persone hanno la stessa visione di un problema ci si possa mettere d'accordo. Allora, semplicemente arriva a Zeb la notizia, la notifica del copyright. Zeb la contesta. La contesta. E nel contestare, praticamente, che cosa succede? È qui che voglio fare informazione. Ecco perché vi ha mentito. Leggete cosa ha scritto: la contronotifica allo strike di Taglionetto è andata a mio favore. Nulla di più falso. Vi sta ingannando nuovamente. Zeb ha perso. Ha perso perché adesso rimuoverà il video perché Taglionetto, utilizzando gli strumenti di YouTube, ha vinto. Adesso il video sarà rimosso perché lui, nel confronto 1
ad uno, uomo a uomo, ha vinto taglio netto per il semplice fatto che ha fatto rispettare la sua privacy, perché è un video lesivo, è un video diffamatorio sul finale, quel video lì, dove si danno delle notizie personali, dove si lede l'onore e il decoro della persona. Questi però sono fatti che se la vedranno loro non so a che punto sta, a che punto non sta, però rimane un punto, che questo video adesso sarà rimosso per violazione della privacy. Giustamente, come dicono le norme di YouTube, che il buon leprocauno nemmeno ha capito, va bene, ma va bene così, lì stiamo con il leprocauno, parliamo del diritto d'autore, ne potremo parlare, ma vi spiego come funziona la contronotifica. Zeb dice, guardate, lo strike italianetto è andato a mio favore. Andiamo a vedere se è andato a suo favore. Allora ragazzi, questo è il mio profilo YouTube. E come vedete ho ricevuto una notifica di violazione del diritto d'autore. Se io vado a vedere qui, avvertimento di copyright, mi dice che posso fare tre cose. Due cose. O contattare direttamente la casa di produzione che mi ha fatto rimuovere il video, cioè il proprietario dell'autore, o fare la contronotifica. La contronotifica, se io ci clicco, guardate, vi faccio vedere. In cosa consiste? La contronotifica dice... Aspettiamo che entri, purtroppo un po' lento. La contronotifica dice: una contronotifica, cioè quella io vengo segnalato per violazione del copyright dal proprietario, quindi mi viene rimosso il video. Questo YouTube dice: una contronotifica è una notifica legale inviata a YouTube con cui dichiari che l'autore del reclamo ha commesso un errore o ha identificato erroneamente i tuoi contenuti. Ok? Tu stai dichiarando questo con la contronotifica. Per impedire che i contenuti vengano ripristinati su YouTube, ok? Cioè, se l'autore vuole che io non rimetta i video su YouTube, cosa deve fare? L'autore del reclamo deve farti causa. Se non sei pronto ad affrontare l'autore del reclamo in tribunale, non dovresti procedere con una contronotifica. Se una parte di questa procedura non ti è chiara, consulta un tuo legale. Praticamente tu puoi fare, ho letto la dichiarazione riportata, ecco qui, nota, la presentazione di una contronotifica avvia un procedimento legale che permetterà il potenziale ripristino del tuo video su YouTube. Con la presentazione di una contronotifica consente la divulgazione delle tue informazioni personali. Tieni presente che il procedimento legale impone all'autore del reclamo di farti causa per impedire che i contenuti vengano ripristinati su YouTube. Quindi, se io adesso faccio contronotifica, se Shueisha, cioè il proprietario delle immagini che erano nel mio video, mi denuncia, YouTube legalmente che fa? Mi rimuove il video, non gli importa nulla, però l'altro deve fare denuncia. Nella situazione di Zeb, la parte che gli aveva notificato la violazione di copyright non ha fatto denuncia, stava partendo con la ragazza a Parigi, figuriamoci se si mette a denunciare un ragazzo, anzi a cui credeva di poter aiutare dicendo guarda, rimuovi il video, io ti rimuovo lo strike. Guardate quanto ha mentito. La contronotifica allo strike Taglionetto è andata a mio favore, non è andata a favore. Semplicemente Taglionetto non ha usato il diritto, cioè non ti ha denunciato. Ringrazialo. Ma piuttosto che essere così subdolo, falso con i tuoi iscritti, gli menti. Ah, voi dite Deli, ma avrai interpretato male tu, avrai interpretato male io. Andiamo a vedere cosa dice il supporto di Google YouTube. Che cos'è il copyright? E andiamo qui. YouTube è in grado di determinare la proprietà del copyright? Andiamo a leggere. No, no. YouTube non è in grado di agire da mediatore delle controversie sulla proprietà dei diritti. Quando riceviamo una notifica di rimozione completa, procediamo a rimuovere i contenuti come richiesto dalla legge. Quando riceviamo una contronotifica valida, la inoltriamo alla persona che ha richiesto la rimozione. Dopodiché, la risoluzione della questione in tribunale spetta alle parti coinvolte. Cosa vuol dire questo? Avete capito? Che YouTube dice: io non posso dire se ha ragione Zeb o ha ragione quell'altro. Io posso soltanto rispettare la legge. Cioè, nel senso, se dopo la contronotifica qualcuno mi fa vedere una denuncia, allora io sono costretto a rimuovere il video. Quindi, Zeb, perché vuoi fare l'eroe, l'eroincino dei bambini che continuano a crederti nonostante tutte le buffonate che hai fatto nel tempo? Ma sapete qual è la cosa più brutta di questa situazione? La cosa più brutta di questa situazione, di questo personaggino infimo,
che prende in giro i bambini. Non è solo che li prende in giro e si approfitta della fiducia che stupidamente danno a lui. La cosa più brutta è questa, guardate, guardate, aspetta, aspetta. Aspettate. Dov'è? Dov'è? Ah, eccolo qui, guardate. Siccome Zeb praticamente si è approfittato della bontà di chi non l'ha denunciato, chi l'ha denunciato ha detto, va bene, allora utilizzo, non voglio ancora danneggiarti, Zeb. Questo ha detto, io utilizzo ancora i mezzi di YouTube e ti invio la notifica per violazione della privacy, non del copyright, cioè tu hai dato le mie informazioni personali. Una persona matura che non prende in giro i suoi utenti, che non li mette in pericolo, direbbe, ok, dai, è finita qui, rimuove il video, magari parlo anche con lui e mi leva lo strike. No, guardate, ragazzi, salvatevi il video in modo da ricarico immediatamente sul vostro canale se viene eliminato. Ora io dico, cavolo, tu sei il primo a cui dà fastidio una cosa del genere. In tutto il tempo di YouTube non hai fatto altro che lamentarti delle pop su di te, che le immagini erano tue, che la tua figura. Ora tu fai agli altri quello che non vuoi che venga fatto a te. Zeb, ma che persona sei? Ma ancora c'è qualcuno che lo segue? Ragazzi, io dico. Zeb lo volete seguire? Fatelo! Anch'io guardo i suoi video per sapere cosa accade e cosa non accade. Ma smettete di sostenerlo! Smettete di fargli fare la figura dell'eroe davanti ai bambini! Smettete di commentargli gli stati! Smettete di commentargli i video! Smettete di mettergli mi piace, di condividerlo! Questo è il destino che deve fare Zeb, cioè essere visto, essere osservato come il fenomeno da circo che è dentro la sua gabbietta del suo canale. E non essere ascoltato, perché non è che sta facendo una bravata, una provocazione, non è che sta facendo arrabbiare un fandom di qualcosa, stiamo parlando di stronzate. Sta mettendo nei guai, sta cercando di provocare dei danni a un'altra persona, nonostante lui è contrario a questo. Nonostante è contrario a questo. Quindi, bambini, nella sua richiesta vi vuole mettere anche in pericolo, perché mettiamo caso che Taglionetto voglia fare un'azione legale, deve mettere il vostro nome, cioè voi che ricaricate, no? In una eventuale querela, prendere i nomi di voi che avete commentato lì sotto per far capire la portata diffamatoria di quello che ha fatto, cioè di quanto è stato virale, quanto è stato visto il video, di quanto è stato leso la sua privacy. Quindi state attenti nel seguire i consigli di qualcuno che non solo vi manipola, vi inganna per i suoi interessi, a cui la voi quando gli avete dato la vostra fiducia lui l'ha tradita, ma adesso vuole mettervi in pericolo insieme a lui. Ragazzi, non fatelo. Ciao, Zeb. Ciao. Ah.